Non ti è piaciuta nessuno? Macchine usate. Ah, tecnica? No, macchina, 70D, 5D, 7D. In questi 5D, una 5D, sì. Perché praticamente, cominciamo qua, cioè perché questo di... Io da solo o in bodega? Praticamente in Andros, il progetto è Andros, ero con la mia produttrice, perché giustamente il progetto di Andros è molto difficile anche... Voi sempre pensate che quando avete un progetto, i paletti più difficili di scavalcare sono il budget, e diciamo le richieste e l'obiettivo comunicazionale, no? Perché giustamente questo è lo storytelling come mezzo, è una cosa molto innovativa, no? E la concezione, guarda quante persone hanno alzato la mano quando ho menzionato il Clue 3 manifesto, non è una cosa che la gente sa, e innanzitutto non è una cosa che i clienti sanno, cioè la concezione di non vendere più per vendere è una cosa molto molto difficile, e quindi stiamo vivendo una transizione del supporto storytelling, no? Quindi a volte uno ha un'idea di come arrivare molto più in là, ma sempre ha gli obiettivi di comunicazione più in qua e i budget che li tirano più in qua, no? Quindi il lavoro metodologico, a livello metodo, è essere molto molto attento alle persone. Di solito funziona così: uno va in una location, no? Gli danno un brief, gli danno un itinerario. Io ad esempio collaboro moltissimo con un'altra azienda che si chiama Story Travelers, che è un collettivo di videomakers e di storytellers. Generalmente funziona che ci danno un brief e ci danno un itinerario. Dentro l'itinerario noi siamo liberi di fare quello che vogliamo, sempre che rispettiamo alla fine, con il prodotto finale, questo brief, no? Allora, generalmente i brief, quando uno racconta un territorio, è molto trasversale il racconto, perché uno deve raccontare magari un'azienda di vini, e dopo un'azienda di tecnologia, e dopo, non so, una cascata. Cioè, e uno deve far rientrare in un racconto, cioè deve omogeneizzare questa cosa, devi raggrupparla, giustamente. La sfida che avete o che avranno quelli che fanno il contest in Lombardia è di come vincolare queste cose, sono molto molto diverse, in un singolo contenitore, no? Quindi l'osservazione, la capacità di reinterpretare queste cose che succedono in questo itinerario è importantissima, no? E per questo è importante trovare l'identità, quando noi diciamo di trovare l'identità del territorio. Forse c'è una persona che in qualche forma simboleggia quel territorio, no? Quel valore che uno vuole raccontare, no? E quindi dopo uno aggiusta, no? In base a queste idee, perché uno parte con quello che ha uno in testa, no? Cioè delle esperienze proprie. È importantissimo vivere il territorio per raccontarlo, no? E uno si fa un'impressione, man mano avanza, no? Ma dopo, cioè, comunque sempre deve stare dentro il brief, no? E là è il lavoro di riorganizzare questa informazione, no? E là anche a volte la frustrazione di non raccontare la storia che uno voleva raccontare, anche, eh? Attenzione, perché non è tanto banale. Per questo vi dicevo questa parte autoriale della cosa, no? Noi eravamo in due perché giustamente in una barca, loro sono una startup, no? E comunque, cioè, far lavorare in barca con una serie di persone che uno non conosce, noi avevamo, cioè, magari se volete nella pagina nostra c'è il case study per leggere, no? Ma per raccontarvi così veloce, e noi avevamo tra 2 e 3 giorni con viaggio e in due per conoscere le persone che vivevano quella vacanza, che erano i personaggi, e vedere che sentivano, che sperimentavano in questa vacanza, passare l'itinerario e dopo far rientrare il tutto nella storia, che
E qua è che entra l'aspetto documentario della cosa. Uno sempre un piano, ma sempre dopo succede un'altra cosa. E questa è la pratica documentario dentro di quello che è filmmaking, no? Perché uno ha un itinerario, ha personaggi, ha cose, ma dopo qualcosa scatta, qualcosa succede, sempre qualcosa cambia. È la vita, esatto. Sì, 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 sì. No, infatti, questo è un valore, no? Cioè, ma è importante fluire con questa cosa. Ed è molto difficile perché tu pensa che è un po' stressante anche. Cioè, perché tu hai 2 giorni per fare una cosa, iniziano a cambiare le cose. Il cliente che è sulla barca. Il cliente è sulla barca, quindi uno anche convive con queste persone. Tra l'altro, vi consiglio veramente fare una vacanza in barca perché... C'è un'intimità, c'è un rapporto personale dentro una barca che non c'è in altri ambienti, no? Perché uno deve condividere tutto, no? È in pochi metri quadri. E quindi i team generalmente sono molto stretti e si fa più di un lavoro, no? Noi abbiamo il nostro copywriter, abbiamo il nostro strategist che ci danno l'input in base a quello che lavoriamo con il brief. Per questa prima storia, la protostoria, no? Noi sappiamo quali sono i personaggi e sappiamo cioè, tra l'altro, in Antlos la coppia è una coppia vera, gli amici sono amici veri, la ragazza no, è una ragazza. Le amiche erano, cioè, in realtà erano colleghi di lavoro, no? Questo era un po' il brief. Sì, erano due, erano colleghe con altre che erano amiche. Ma ho capito anche dell'esperienza post barca vera di quella che non si doveva notare, così avete regalato il fatto che hai imparato a nuotare e non avuto paura. No, non hai imparato a nuotare. Sì, 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 infatti, no? Perché questa era la dinamica che noi volevamo trasmettere, no? Perché queste sono le cose che succedono, no? I colleghi di lavoro magari non sanno che uno non sa nuotare, no? Cioè può capitare, no? E comunque uno si può divertire, infatti uno vede, cioè, questa è la cosa fantastica, e questa è la cosa difficile anche perché se a volte il cliente prende un cortometraggio, perché alla fine è una storia, come uno spot, no? E questo a volte gioca in contro, no? Perché mentre la gente lo interpreta, cioè quando uno vede una pubblicità non si fida, no? Quando uno vede una storia invece sì. Sì. Rispetto a uno di questi spot, quant'è il girato effettivo rispetto al singolo minuto? Perché mi immagino che voi siete partiti con una storia, sulla base di questa storia avevate delle scene vostre già pensate più o meno, poi la storia ha preso un'altra piega, voi comunque avevate già girato una parte, ma semplicemente la storia ha preso un'altra via e poi avete seguito giustamente questa nuova ispirazione. In tutti questi 3 giorni, e rispetto ad un, diciamo, ad uno spot, quanto è il girato totale per quel minuto finale? Quello cambia da progetto a progetto, ma devo dire che è tanto. Cioè, perché? Perché è un metodo documentario. Uno racconta un territorio e giustamente, come non è uno spot, la gente è vera, la gente ha i suoi tempi, ha i suoi ritmi, ha la sua forma di parlare, eccetera. Uno deve essere generoso con la persona e con i personaggi e con lo spazio, no? Nel senso che uno deve lasciare andare le cose, no? E quindi non può girare poco, no? A volte sì, a volte riesce, a volte uno ha fortuna, riesce a gestirlo facilmente con poche riprese, ma giustamente come le cose cambiano, girato è tanto. Da un'altra parte uno parte con una storia e man mano progrede la giornata, uno inizia a vedere cosa manca e cosa no. Noi sempre abbiamo uno storyboard ad esempio, o lo facciamo nel momento addirittura, no? Tra le pause, in Antlos è capitato molto, no? Che ad esempio la barca ha i suoi tempi per muoversi da un punto all'altro, no? Quindi cioè, se uno deve andare da un'isola all'altra deve aspettare per forza e là non c'è molto da fare. Quindi in quei momenti noi rivedevamo la storia, vedevamo se stava funzionando o no, se avevamo il materiale necessario o meno e facevamo le altre riprese che servivano per completare la storia, no?
Quindi a volte giri tanto, a volte giri poco, è lo giusto, no?